Zombie Apocalypse. Buongiorno ragazze, buongiorno a tutte e a tutti, nuovo video, Chiacchiericcio Vlog, come state? Spero bene, allora, dunque, io sto bene, sono quasi in fase di guarigione perché ho avuto l'influenza bella forte, però adesso sto bene, quindi, sto bene è una parolona, però sto migliorando e niente, quindi che dire, sto migliorando e sto cercando di stare bene. Se mi vedete fare pochi video o meno video perché sto cercando di stare bene io, poi anche sto pensando ai contenuti che vorrei portare, quindi niente. I contenuti che vorrei portare li porterò piano piano, ma non so quando, non so se riuscirò, perché voglio portare contenuti dove faccio vedere i miei prodottini skincare e a breve ve li porterò i prodottini skincare. Niente ragazze e ragazzi, quindi non lo so. Spero che questo video vi possa piacere, se è così mettete un bel like di supporto, fatemi sapere qua sotto i commenti, e iscrivetevi e attivate la campanella qualora voi decidiate di ricevere il mio nuovo video aggiornamento su YouTube. Niente, qua faccio pochi giri di parole, però è la verità ragazze, non so perché, però tante volte ho poca voglia di girare video, invece questa volta ho più voglia di girare video. Infatti, dopo di questo, se mi riesce, giro altri video dove vi mostro, appunto, ripetisco di nuovo nuovamente, anche se sono ripetitiva, perdonatemi, ma pazienza, farò un nuovo video dove vi parlerò dei miei prodotti skincare, perché sono giorni e giorni che li testo, ma più giorni e anche mesi, perché sono quasi sempre gli stessi, ma ve li mostro comunque a prescindere, comunque è in qualsiasi altro canale, anzi questo qua è più normale, perché l'altro canale non voglio dire neanche normale, più che altro è il canale più adatto a mostrarvi questi prodotti. E di che cosa sto parlando? Per esattezza di Garnier e di Acqua alle Rose, quello di Robert, vabbè non è Robert, quello che volete voi, però sempre gli stessi prodotti, non ve li mostro oggi, ma ve li mostro oggi ma in un altro video, sempre vestita allo stesso modo. Sì, mi sono docciata, se lo volete sapere, mi sono docciata ieri sera, stamattina no, perché tanto mi sono docciata anche ieri, mi sono docciata già ieri sera, mi ho lavato anche i capelli, anche se i capelli sembrano lavati anche oggi perché sono entrati da ieri, l'ho lavati anche avanti ieri, quindi ho fatto già due docce, quindi ragazze, più ho lavato i capelli, me li ho belli spigliati, sbrogliati, tutto quanto il processo che ho fatto per poterli rendere almeno più luminosi, più lucenti, così più lucidi, dai, più lucidi, il cappello più bello, più ordinato, non che vabbè adesso sono tutti accrocchiati, tutti sollevati, tirati su, perché non sono i miei capelli tutti stretti, sono belli. Sì, sono accrocchiati, messi con un elastico tutto, come dire, non veramente, sì, avete capito, li ho girati, messi una specie di chignon alla buona, però senza stringerli troppo, ecco, non riuscivo a dire, meno male che ho detto pochi giri di parole, perché non vedete, io quando registro i video non riesco mai, ma mai, a essere precisa in quello che devo dire. Voi direte, ma fate uno schemino, ma che schemino, che poi non riesco a sapere come cacchio devo dire, vabbè. Importante che sia, che so quello che voglio dire, insomma, già so quello che voglio dire, so che tante volte mi impappino, come faccio di solito.
va bene, pazienza, dai. Niente, stavo pensando di scendere il televisore, ma poi ho sentito che no, vabbè, adesso mi avete detto che è il vostro dispositivo che ha un problema con l'audio, però ho alzato la voce adesso e penso che si senta benissimo la mia voce. Ah, non vi accendo la TV perché sennò non si sente bene e vorrei evitare i disastri, quindi non l'accendo, però. Vi dico che la TV mi fa compagnia, non lo so perché. O che ho aperto la finestra in camera io per far entrare un po' d'aria e niente. Quindi oggi è. Cos'è oggi? Ah, oggi è domenica, vabbè. Ciao, Melania, ciao. Niente, sì, buongiorno. Certo che oggi è domenica. Domani è lunedì. Aspettate un secondo, ma è lunedì ed è. Quante ne abbiamo? Ah, domani è la festa della liberazione, siamo sicuri? Aspetta un secondo. Allora, attendete un attimo, eh. Sì, oggi è 23, lunedì è 24, martedì è 25, sì. Lo sto guardando da questa schermata, vedete? Qua, non si vede. Qui. Oggi è 23, domenica 23 aprile, e 25 è martedì, è la festa del. Vabbè, la fe è festa, via, è ponte. Non so manco se si possono dire tutte queste robe, però io ci provo. E niente, devo stare attenta a ogni cosa che dico perché poi non so cosa può succedere, però vabbè. Ormai l'ho detto, è la festa della liberazione. Perché che male c'è a dire che ce l'ha, che è la festa della liberazione? Nulla. Solo perché molti si scandalizzano. Io non mi scandalizzerei. E beh, e allora, con questo? Vabbè. No, non sono arrabbiata, ma c'è gente un po' strana tante volte, che non si vuole sentire dire troppe cose o sentire o parlare di. Vabbè, io dico quello che mi pare, va bene, punto. Non parlo per voi quelli che vi siete iscritti al mio canale YouTube, parlo di gente strana che sento in TV, sento parlare di questa liberazione, non qua, non qua, non di là, e bla 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 bla, basta, sembro quelli, sembro Greta Thunberg, avete capito chi è? Ma va? Sì, sembro lei che parlo, bla 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 bla, Greta Thunberg, vabbè, niente. Sto zitta che è meglio. No, zitta no, però cambio il discorso che è meglio perché non mi piacciono queste cose. Non sono contro nessuno, però vorrei evitare. E niente, ragazze. Oggi cosa vi racconto di bello? Ho fatto colazione, mi sono ascoltata alcuni di altri video di altre ragazze YouTuber, altre ragazze. E niente, mi piacciono tutte, devo dire la verità, non ce n'è nessuna che non è brava, siamo tutte brave qua senza togliere nulla a nessuno e a nessuno, a nessuna e a nessuno e non trovo nessuno, nessun difetto a nessuna, sono tutte molto brave e niente. Quindi, ah, ecco qua, devo dirvi, ho sempre il mio solito anello, quello di mia madre. Che mi sta piacendo, non dico poco, ma moltissimo, molto bello, mi piace da morire. E poi come mi va benissimo, guardate quanto mi va bene. Non per sfoggiare tutto quello che ho, ragazzi, ci mancherebbe solo quello. Non è un vanto, non vuole essere un vanto. È solo a dirvi che io nelle cose che gli altri mi vogliono donare, sto bene, sto benone, mi fa un enorme piacere. Bene ragazze, non so quanto ho parlato perché non ne ho idea. Comunque non vi sposto neanche il telefono. Speriamo che abbia registrato perché se no veramente mi arrabbierei di brutto. E niente, ciao, a presto, un bacio. Speriamo bene. Ah, mettete un bel like di supporto, un commento e attivate la campanella qualora voi decidiate di iscrivervi al canale YouTube. Ciao! Zombie apocalypse.